Raccontaci un po' il tuo personaggio, perché il sottotitolo è Destini incrociati e uno dei due destini è il tuo. Uno dei due destini mio è di Elena Ferrante, alias Antonia Riscova. E sì, io interpreto questo medico chirurgo di frontiera, Andrea Fiore, che viene investito da un evento drammatico che lo accomuna appunto all'avvocato Ferrante, a Elena, la protagonista di questa storia, perché anche lei è investita da questo evento drammatico che la riguarda molto da vicino, perde la vita a suo marito in questo incidente di elicottero, dove anch'io è una persona a me molto cara, molto vicina, quindi vediamo che lo troviamo nelle scene iniziali che opera in Afghanistan, dove sta svolgendo la sua professione, poi viene richiamato a Roma appunto da questo evento, e a Roma loro si conoscono e come dire, si improvvisano investigatori nella ricerca di questa, nel cercare di chiarire che cosa è successo in questo incidente che è poco chiaro. E da lì nasce gioco forza una bella storia d'amore, poi se sboccerà o meno quello poi lo vedremo, però insomma molto difficile, perché insomma inizialmente reprimono questo loro sentimento, ma è un sentimento veramente molto forte, poi magari chi lo sa, l'amore vince su tutto. Una sceneggiatura, ecco, che mescola storie d'amore, thriller, c'è anche un po' di giallo se vogliamo, è particolarmente stimolante per un attore oppure comunque è un lavoro come gli altri? Beh no, è particolarmente stimolante, io credo che la scrittura sia poi fondamentale per la buona riuscita di un prodotto, per il successo di un prodotto, assolutamente, quindi insomma, ben venga il mix di elementi, soprattutto appunto qui il giallo e il melò, la storia d'amore, il giallo sicuramente è quello che muove tutta la linea narrativa, no? Cioè, a seguito di questo incidente che accomuna tutte e due perdono una persona cara in questo incidente di elicottero, si snoda la vicenda e poi nasce una bella storia d'amore, quindi sono ben legati i due elementi, melò e thriller, melò e giallo. Noi ci occupiamo di sport, qual è il tuo rapporto con lo sport sia da praticante che da spettatore magari? Io lo sport fantastico è divano, quello è la cosa. No, scherzo, però cioè, veramente quando entro in casa c'è il divano che è lì che mi guarda, è irresistibile. Però un pochino di jogging, un pochino mi piace molto la vita all'aria aperta, quindi quando posso anche qualche passeggiata a cavallo, mia sorella ha un cavallo che ogni tanto mi presta, e quindi questo sostanzialmente, anche un pochino di attività fisica, anche anaerobica, come può essere la palestra, la pesistica, però sempre associata a un'attività aerobica che è quella appunto della corsa. E il calcio lo segui, tu sei pisano, però hai vissuto anche a Firenze, giusto? No, io ho vissuto sempre vicino a Pisa, adesso in campagna vicino a Pisa, il calcio non sono un grande tifoso, tranne quando giocano i mondiali, quando gioca l'Italia, che allora mi diverto moltissimo. Beh, anche gli europei, dai. Il tuo rapporto invece con i social network, con internet, tu hai lavorato anche a un film che si chiama Internet, no? Sì, ho coscritto un soggetto internet appunto, che parla appunto di tutti quelli che sono i pericoli di questa grande opportunità che è la rete, e che appunto c'è e nasconde anche tante trappole, soprattutto per i più giovani. Quindi massima attenzione. Grande attenzione.